Pacificami il cuore. Fenoglio, io l'ho conosciuto nel lontano estate del 1933, proprio la sua San Benedetto, dove io vivevo nella casa della nonna che aveva l'ufficio postale, e lui era stato mandato dai suoi genitori nel 1933 a trascorrere le vacanze lì a San Benedetto dai parenti che aveva